sono obiezioni, allora ritorniamo all'articolo 6 e a questo punto chiedo il parere del relatore di minoranza, cominciando dalla 6 bis. 400. Scusi un attimo, scusi un attimo. Sì. Scusi, una lase, no, così lo sente pure la terminanza. Onorevole Fregolente, potrebbe ripetere la riformulazione del 6 bis 412 Villa Rosa? Sostituire le parole abbiano installato con la parola installino. Allora non è il 412, ma è il 413 russo. E il Villa Rosa come 6 bis No, allora 412. scusi, onorevole Fregolente, il tema è questo. Quella che lei ci propone non è una riformulazione, ma è un emendamento ex novo. Lo può fare la Commissione. Onorevole Villarosa, un attimo solo che capiamo. Se lei ha bisogno, possiamo fulmineamente riunire il Comitato dei Nove. Allora, l'emendamento Villa Rosa prevede una definizione temporanea, per quello che è il Villa Rosa e non è altri emendamenti, è il 6 bis 412. Nell'emendamento si prevede un limite temporale per individuare quando è stata installata la scatola nera. Per questo che prevediamo quell'emendamento è. Onorevole Fregolente, scusi se mi permetto di interromperla. Il problema è che l'emendamento Villa Rosa dice al comma 2, dopo le parole 5 anni, aggiungere le seguenti, precedenti al rinnovo del premio. Per poter fare una riformulazione bisogna intervenire su questo testo. Se si fa una riformulazione ex novo non c'è nulla di male, va benissimo, ma bisogna riunire il Comitato dei Nove e proporlo come un emendamento della Commissione e non una riformulazione dell'emendamento Onorevole Villa Rosa. Testo come